Sangue chi è morta, libertà mi da manna, mi da manna. Maresciallo, tu mi ascolti tutte le urne, allora sta a capire che ti spacca tutte le urne. L'orgoglio dei San Giacomo, uno scandalo che minaccia di allargarsi a macchia d'olio. Il commendatore, suo figlio Riccardo, la contessina Pumita, la governante, il conte Fosco. Ah, ed eccoti qua, ci sei anche tu. Re Kena, il segretario sospettato. Sospettato e incarcerato. Mio caro Re Kena, ma senti un po', questo nome ostrogoto, chi te l'ha dato? All'orfano Trofio. Ah, già. Quelli sono capaci di chiamare Giuseppe Garibaldi un orfanello di manco 3 mesi. Sai, Rachena, avevo giurato di non stare più a sentire i guai degli altri, da quando questa santa casa era diventata il divertimento alla moda di certi falsi intellettuali. Però con te è differente. Sei quasi un collega. Ma io non ho ammazzato nessuno. Ah, e io? Ti ho ammazzato io. Ma lasciamo perdere. Parlami di questo commendatore San Giacomo. Quando ero all'orfanatrofio, mi veniva a trovare una donna
che dicevo di essere un mio lontano parente. Stavo al servizio del commendatore. Quando ho avuto 15 anni mi portò a vivere in casa San Giacomo. Lei aveva una figlia della mia età, Graziella, con la quale siamo cresciuti insieme. Mi avevano messo nei primi anni a fare lo sguattero. Poi, siccome ero molto portato per gli studi, il commendatore mi prese come segretario e Graziella diventò la cuoca alla morte di sua madre. E così ho vissuto nella casa fino al giorno dell'arresto. Ma la storia incomincia alcune settimane prima. Un pomeriggio, io e la signora Helga, la governante, accompagniamo il commendatore dal medico. Allora, quanto tempo? Poco, molto poco. Quanto tempo, ho detto? Non sono un imbecille, neanche un vigliacco. Tu conosci tutto di me, di dentro e di fuori. Calmati, stai calmo. Stai calmo. Se vuoi vedermi calmo, rispondi. 2, al massimo 3. Anni. Mesi. Andiamo direttamente in villa. Tu pensa a convocare Fosco il notaio per domattina. Ha bisogno ancora di riposo? I medici sono tutti degli imbecilli. La prossima settimana devi andare in Svizzera. Da oggi in poi voglio un resoconto giornaliero, dettagliato, di tutto quello che fa mio figlio. Comizi, conferenze, riunioni, incontri, tutto. Voglio che i suoi comizi siano pieni di gente. Organizzate treni, pullman, quello che volete. Regolatevi come per la clacca a teatro. E poi voglio un sondaggio di opinione. Trovate un'agenzia di pubblicità, qualcuno che tiri fuori idee nuove, non i soliti manifesti con le scarpe scompagnate. Niente di tutto questo. Voglio roba moderna, americana. Signora Sandri, il commendatore si scusa di non poterla ricevere, ma è molto occupato. Mi incarica di darle questa. Dentro ci sono le istruzioni e il resto. L'autista l'aspetta per riportarla in città. Fino alla conclusione della campagna elettorale non avremo altri contatti se non quelli normali e formali. La prego, segua le istruzioni alla lettera. Il commendatore conta su di lei. D'accordo. Buongiorno. Io non chiedo altro, miei cari signori, che di portare il progresso dove ora si infognano i figli della feccia umana e pisciano i cani randagi. La gente oggi ha bisogno di case, di vere cucine, di cessi con l'acqua calda e fredda, non di parchi e giardini. Tu cosa ne sai della miseria? Di cosa vuol dire dormire in sette in una stanza fredda e dove l'unica acqua corrente era la pioggia? Non mi venite a parlare di fregnacce, voi che siete sempre stati ricchi. Dovreste fare un poco di esperienza. Già vi voglio vedere se vengono i comunisti. E poi, chi ve li dà i soldi per la vostra ideale lotta democratica? Chi ve li dà? Io! E 100 altri fessi come me. Il governo mai si è impegnato a farci passare l'autostrada su quei terreni. E tu sai che l'autostrada... Lo so, appalti, sbancamenti, trasporti. Ma tu hai dimenticato due cose. Primo,
che io non ne faccio una questione di speculazione. Secondo, che Riccardo ha impostato tutta la sua campagna elettorale sul risanamento delle borgate. Ma l'ha deciso il governo. Il governo fa quello che volete voi. L'autostrada farà una curva fa bene ai nervi dei guidatori, interrompe la monotonia del paesaggio. E cosa può costare? Al massimo 3-4 miliardi in più. Io ti ho sempre aiutato nei tuoi affari, ma nei limiti del lecito. Quando si rimane nel lecito, per i miei affari non ho bisogno di nessun politicante, buono o ladro che sia. È nelle situazioni difficili che mi serve il tuo aiuto per superare gli ostacoli, senza guardare in faccia nessuno. Commendatore, mi scusi, ma per quello che lei chiede, c'è bisogno di tempo. 6 mesi, un anno. 6 mesi, un anno? Ma che razza di fregnacce mi venite a dire? E non fumi, per Dio! Lo sa che non posso sopportare il fumo. I galantuomini come te hanno la memoria corta. E c'è sempre bisogno di qualcuno che la rinfreschi. Voi due uscite. Mi dispiace che mia moglie sia morta, perché anche lei adesso potrebbe dirti qualche parola in grado di rinfrescarti la memoria. Le parole di un ex capomastro sono troppo volgari per un galantuomo che vuole rispettare il mandato degli elettori. Però fra noi due non c'è molta differenza, anche se tu hai sempre campato in case comode e calde e hai sempre mangiato pane bianco. Siamo fatti della stessa pasta, noi due. E mia moglie lo aveva capito meglio di me. Guardala. Dimmi quello che devo fare. Un decreto del ministro dei lavori pubblici per la variante dell'autostrada. L'approvazione del progetto presentato dalla Immobiliare Girasole. E poi tappare le bocche agli amici del tuo partito. Elga va a Ginevra mercoledì, aprirà un conto di 100.000 franchi sul credito ginevrino, un conto anonimo, il cui numero sarà noto soltanto a noi, a me, a te e naturalmente a Elga. Quello che ho detto al notaio vale anche per te. Via le sigarette. E un'altra cosa. I tecnici dell'agenzia pubblicitaria suggeriscono di far sposare Riccardo e Pumita. Sì, pochi giorni prima delle elezioni. Sei un verme, un bastardo. Questo mai. Perché ti scaldi tanto? Che cosa ti turba? Se me lo dici, può darsi che veniamo a un accomodamento. Pumita non vuole sposare Riccardo. Non è il primo e non sarà l'ultimo matrimonio di interesse, senza contare che Pumita e Riccardo a letto assieme ci sono già andati molte volte. Questo è falso, non è vero niente, sono soltanto amici, lo sai benissimo. Soltanto amici? Sì, amici di letto. Su questo argomento non mi convincerai mai, 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 mai. Non mi costringere ad aprire la cassaforte. È meglio per tutti noi che resti chiusa. Buongiorno, grazie. Ciao. Ecco i giornali. Buongiorno. Buongiorno, signora Elga. Buongiorno, Graziella. Buongiorno. Datemi i giornali del commendatore. Preparate la camera per la signorina Pumita. Arriverà domani pomeriggio. Metteteci dentro dei fiori, rose gialle. Va bene, signora. Allora stavolta si sposano veramente. Ma che? Quante volte è venuta Pumita e non si sono mai sposati? Vuoi un caffè? Sì, sì, grazie. Una volta li ho visti io in barca, nudi come vermi. Non è una novità. Se Pumita riprenderà l'abitudine dell'anno scorso di andare in giro a fare i bagni nuda di notte, bisognerà farle la guardia. I ragazzi qua attorno si sono passati la voce. E non appena la vedranno arrivare, subito si metteranno a farle la posta. E lascia che si divertano. Fosse soltanto quello. Ma se qua succede qualcosa, sai che gran casino che viene fuori. Voglio vedere cosa farà il commendatore. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Ciao. Ti ho preparato la colazione. Va bene. Carmelo, porto il giornale a Riccardo. E lavagli la macchina perché deve tornare in città dopo l'incontro con i giornalisti. Vado.
Riccardo non aspetta l'arrivo di Pumita. No. Il commendatore sta male? Non ha voluto che lo accompagnassimo né io né la signora Helga su dal medico. Boh, certo non sta bene. Ti piace? Buono. Hai fame? Sì. Stasera farai tardi? No. Aspetto che tu finisca e poi usciamo insieme. Sì, certo, è vero, sono d'accordo. È dove Ruben? Tutta la parola, nessun problema. Non riuscirà mai ad essere un politico. Troppo signorino. Gli hanno fatto male le scuole svizzere e i troppi soldi. Si può permettere il lusso di predicare come un missionario a quattro imbecilli che io pago perché lo ascoltino con interesse. Poi scrivano lodi sperticate. È tutto pronto. Manca solo la firma di Riccardo. Va bene, va bene. Chiamare Ken. Preparo le gocce. Non dimentichi le cure in mia assenza. Avanti. Guarda, ci sono dei documenti e due assegni da firmare col nome di Riccardo. È meglio non disturbarlo adesso. Firma bene. Quale firme non le guarda nessuno. A Ginevra invece le guardano con la lente di ingrandimento. Signor Crociani, venga avanti. Signor Crociani, resti ancora un poco, ho da parlarle. Mi aspetti, vengo giù io. Papà, ti aspetto? No, no, vai via tu, ci vediamo domani sera. Ciao, ciao. Oggi la broda è più densa. Sa di fagioli. Il direttore vuole sapere come procede il caso dell'amico qua presente. Procede, procede. Tu hai la facoltà incredibile di interrompere sempre nel momento più importante. È l'ora del pranzo, don Isidro. Pranzo? Questo non si può chiamare pranzo e nemmeno rancio. Ah, schifezza fu, schifezza è, schifezza fu, schifezza è. Caro Rechena, da dove spunta questo Crocitti? Crociani. Crociani. Non c'era un Crociani qui qualche anno fa con noi? Crociani è quello che è evaso, travestito da avviatore. E chi era questo Crocitti? Crociani. Ah, Crociani. Tarcisio Crociani, responsabile dell'agenzia di informazioni stampa Prima Linea, coinvolto in molti traffici, sempre a caccia di soldi. Il commendatore si è servito spesso di lui e praticamente era lui che pagava tutte le spese di Prima Linea. Ma lui chi? Lui, il commendatore. Lasciatemi parlare da solo a solo con Crociani. Sono qui da 30 anni e non ho mai messo bocca nei suoi affari. Ho solo eseguito e basta. E devo dire che è la cosa che amo di più fare. Ma questa volta non posso fare a meno di andare oltre quello che è consentito ad una vecchia amica. Su, sentiamo. Questo affare è pericoloso. Lei sta investendo molto, moltissimo. I tempi sono cambiati. È una stupidaggine qualsiasi. Uno scandalo da nulla può rovinarla. Inoltre, non mi fido di quel Crociani. Uno scandalo. Crociani è un piccolo farabutto capace di vendere il cadavere di sua madre. E poi mi è utile. Finché gli passerò la bazzetta non mi creerà fastidi. Poi questo non è il momento dei ripensamenti. Voi due mi siete sempre stati fedeli. Ma in questo momento non ho bisogno di fedeltà, semmai di complicità. Io ho molta fretta. Non sono più gli anni che mi pesano addosso, ma i minuti ormai. Lasciatemi! Mi state chiedendo se sono pazzo. Ebbene, nella speranza di questa follia finale, ho passato metà della mia vita
Crociani? Crociani? Crociani, dov'è? Grazie, grazie. So camminare da solo. Ecco, si siede. L'ho pregata di trattenersi perché ho qualche cosa di molto importante da dirle. Ah, bene. Non fumi, Crociani. Ma come, nemmeno l'aria aperta? Nemmeno, non voglio ripeterlo più. Vabbè. Dunque mi stia a sentire. Sì. La sua agenzia fa acqua, nel senso che da molto tempo, da quando io le fornì alcune preziose informazioni, non riesce ad alzare paglia. Se continua così, addio peso politico, per così dire. Insomma, lei si sta screditando. Se io decidessi di toglierle l'appannaggio, per lei a questo punto sarebbe la fine. Commendatore, non mi sottovaluti. Ho anch'io le mie fonti. Ma quali fonti? Quali fonti e sorgenti? Lei non ha nemmeno un rigagnolo. Adesso mi stia a sentire, ho qualcosa di molto grosso che bolle in pentola. Lei è il primo a saperlo. Potrà utilizzare la notizia come vorrà, al momento giusto. Si tratta di una cosa molto grossa. Di che cosa si tratta? Le ho detto al momento giusto. Lei manca di molte cose, signor Crociani, ma soprattutto non sa aspettare. Per questo lei non diventerà mai un grande pubblicista. Sono molti anni che ho rinunciato al giornalismo. Esattamente da quando ho incontrato delle persone del vostro calibro. Non venga a farmi l'anima bella vittima dei mascalzoni. Caro Crociani, impari a non sputare sul pane che mangia e su chi glielo fa mangiare. E adesso torniamo a bomba. Reken alla fine della settimana le darà un assegno di 10.000 franchi svizzeri sul Credit Suisse. Lo incassi tramite la sua banca. Altrettanti ne avrà fra 2 settimane. Dico, le sta bene? Benissimo. E io che cosa dovrei fare in cambio? Non ci siamo capiti. Io non chiedo in cambio niente. Perché lei, lo voglio o no, è un mio dipendente. E ai dipendenti non si chiede qualcosa in cambio, si chiede di eseguire gli ordini che in questo caso vengono pagati profumatamente in valuta pregiata. Dunque adesso la prego di non interrompermi più. D'oggi lei cambierà linea nei confronti della politica di mio figlio. Svolgerà un'azione critica, senza calcare la mano, ma incomincerà a vagliare con minore benevolenza le sue azioni e dichiarazioni. Riccardo non ha bisogno soltanto di lodi. Quelli dell'agenzia pubblicitaria suggeriscono un'opposizione controllata, pagata, insomma capace di suscitare maggiori simpatie per la sua opera moralizzatrice. Inoltre Riccardo è giovane, gli piacciono le donne. E anche se fra qualche giorno annunzieremo il suo fidanzamento, mantiene ancora relazioni con altre donne, alcune sposate. Un accenno soltanto. Lei sa il modo. E poi punti alla difesa di quelli che vogliono l'autostrada per guadagnarci con gli appalti. Lo attacchi! Su questo. Così perlomeno riuscirà ad aumentare la sua popolarità fra, dico sì, fra baraccati e senza tetto. Commendatore. Commendatore, ma come... Non vuole rientrare in casa? No, sto meglio. Comunque tuo padre poteva degnarsi di venire. Ha un attacco di gotta. La gotta. Roba da nobili. Potessi averla io, la gotta.
se vuoi il mio parere, sono tutte balle. Tuo padre lo conosco meglio di te. Tu, mandare Kena col motoscafo a prendere il signor Conte. Ma è tardi. Lei dovrebbe andare a letto presto. Quando devo andare a letto lo decido io. Stasera Pumita, la contessina Pumita, entra in casa mia per la prima volta come mia futura nuora. E voglio che suo padre sia presente, per Dio! Ma papà, ti pare il caso di alzare la voce in questo? Sì, 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 mi pare il caso. E tu fai silenzio. Beh, siamo amici da tanto tempo che non mi sembra giusto essere così formali. Papà non è venuto perché... Perché non gli va a genio il vostro matrimonio. E non ha il coraggio di dire il perché. Tu lo sai il perché? No, vero? Eppure Riccardo ti piace e tu piaci a lui. Vi siete conosciuti da piccoli, come fratello e sorella. Sarebbe ora che vi conosceste secondo la volontà del Signore. Dottore, al telefono. Scusate. Recchini è andato? Parte adesso, signore. Porta via questa roba. Chi è al telefono? La signora Sandri. Ah. Il vizio di andare a puttane, sì. Quello non se lo è ancora tolto. Ma tranquillizzati, che gli passa. Gli passa. Ti ho detto di no, non posso. E ora andiamo a prendere il caffè fuori. Non devi chiamare. Su, cara. Ti prego, dammi il braccio. Non posso, no. Non posso perché non posso. Ma non posso perché ho da fare. E poi non lo voglio. Grazie. Ma ti ho detto che non posso venire, fai quello che ti pare. Ma la vuoi capire, signora? Non me ne frega nulla. Io non posso venire, ti ho detto. E smettila! Ma prova a ritelefonare domani. Non me ne frega assolutamente niente di niente. Sì, vabbè, vabbè. Ci vediamo domani, d'accordo? Sì, ci vediamo domani, ciao. Sì, ci vediamo domani, sì. Ciao, ciao, sì, ciao. Orgoglio e disprezzo, signor Conte Fosco, ma gliela faccio passare io la superbia. Il signor Conte si scusa. Ha bisogno ancora di me? No, vai via tu. Vieni, voglio fare il bagno. Ma hai mangiato da poco. Sono abituata, lo sai. Lei non ha mai soppesato le parole, e adesso meno che mai. Dovrebbe essere più prudente. Il suo disegno richiede prudenza e sangue freddo. Tu che ne sai del mio disegno? Di che disegno parli? Lei ha detto che in questo momento non ha bisogno di fedeltà, ma di complicità. Ebbene, conti su di me. Ho aspettato 20 anni. Quando mia moglie morì, Riccardo aveva 10 anni. Il giorno del funerale ebbi una rivelazione. Da quel giorno aspetto di realizzare la mia opera. Thank you.
Io vado in casa. Lei resta? Sì. Ma che vuole adesso? Entra, cosa bussi a fare? Aspetta. Questo deve essere consegnato adesso. A Crociani. Devi partire subito. Non sarebbe meglio aspettare domani? Senti un po', tu da quando ti metti a discutere i miei ordini? Se non ti sta bene, la porta è aperta. Come non ci sono orari di lavoro e non si riconoscono sindacati? Via! Quello che mi meraviglia di questa storia è la tua capacità di sapere tutto. Di essere in tanti posti nello stesso tempo. E anche nella mente della gente. Come se fossi un mago, un negromante. Ho avuto molto tempo per ricostruire tutto. Si può dire che ho vissuto alcuni mesi non pensando che a questo. Ho messo insieme tutte le tessere del mosaico. E una volta che l'ho fatto non sono riuscito ad individuare il disegno. Sono rimasto al buio. È logico. Il fatto di essere dentro al disegno ti impedisce di vederlo globalmente. Ma continua, che cosa è successo dopo? La signora Helga, come vi ho già detto, partì per la Svizzera.
Lo stesso giorno uscì prima linea con un attacco alla politica di Riccardo. Io finalmente capii perché il commendatore mi aveva spedito da Crociani nel pieno della notte. Riccardo se la prese molto e affrontò a viso aperto Crociani. Il signor Crociani sostiene che l'autostrada darebbe incremento al turismo, ai traffici e darebbe lavoro con i suoi cantieri ai molti disoccupati che abbiamo. Ma il signor Crociani, il cui voltafaccia ancora non riesca a spiegarmi, non ha tenuto conto che l'autostrada taglierebbe il territorio in due, lo dividerebbe in due entità non comunicanti tra loro, il che, ben lungi dall'incrementare il turismo, ci priverebbe anche di quei pochi turisti che abbiamo, in quanto consentirebbe loro di scavalcare la nostra zona alla ricerca di luoghi più ameni e maggiormente attrezzati. Per quanto riguarda poi l'occupazione, vi rispondo cifre alla mano. Il cantiere creerebbe non più di 1500 posti di lavoro e certamente incrementerebbe tutti i possibili traffici mafiosi. E di questo sono sicuro il signor Crociani si rende perfettamente conto, al punto forse da giustificare il suo voltafaccia. Stiamo attenti alle diffamazioni, dottor San Giacomo. Lei si sta opponendo a un deliberato del suo stesso partito, che se non mi sbaglio è al governo, e ha deciso che l'autostrada deve passare in questa zona. E poi ci sono strane voci in giro su una cointeressenza sua e di suo padre in questa immobiliare Girasole, che è proprietaria di questi terreni. A quest'ultima insinuazione volgare nemmeno rispondo. Tutti gli affari di mio padre sono controllabili e si svolgono alla luce del sole. Quanto a me, non possiedo nessun titolo azionario. E poi, signor Crociani, io non sono un servo sciocco del mio partito. Crociani non si difese molto. Lasciò a Riccardo l'iniziativa e di tanto in tanto lanciava una battuta che facilmente veniva ritorta contro di lui. Il commendatore, le cui condizioni si aggravavano di giorno in giorno, aspettava impaziente l'arrivo di Helga. Sei tornata finalmente. Sono tornata appena sistemato tutto. Vuole controllare? Lascia perdere. Metti tutto in cassaforte. Adesso posso anche darti la combinazione. E Lago. L-A-G-O. Invita cena Fosco, il notaio, Crociani e la Sandri per domani sera. Ma lei sta male. Perché vuol fare questi sforzi? Vai a telefonare. Non deve mancare nessuno. Ho capito perché mio padre si oppone a questo matrimonio. Ho capito quello che lei sta preparando per Riccardo. Quale bella eredità vuol lasciargli. Lei sta male per il desiderio schifoso di approfittarsi della debolezza degli altri. Non è il cancro che la farà morire, no. È l'odio. La farà morire questo fango raccolto e curato per ammazzare gli altri, per distruggerli. Ma sarà lei il primo ad essere distrutto. Non riesce più a parlare. Dov'è finita la sua altriggia, la sua smodata sete di comando? Lei si aggira tra le rovine come un fantasma, con la morte scritta in faccia. Chiami chi vuole,
Per farmi tacere dovrà uccidermi. E nemmeno questo basterà, perché ora, subito, chiamerò mio padre, chiamerò Riccardo. Non mi muoverò da questa casa prima di aver svelato i suoi piani ignobili, la sua trama da demente criminale. E lei che cosa vuole qui? Non si impicci delle affari che non la riguardano. Serva schifosa. Riponi questi documenti. Sai che cosa devi fare, Helga? Dov'è l'autista? È andato in città con Requena e il dottor Riccardo. Tornano domani mattina. Ma lei sta male? Signorina Pumita, che cos'ha? Vuole parlare? Che cosa posso fare? Non vuole dirmi che cos'ha? È per il signorino Riccardo? Ah, per l'amor di Dio, signorina. Signorina mia bella, che cosa le ha preso? Vuole una tazza di tè? Sì. Vada via da questa casa. Vada via prima che può. Questa è una casa maledetta. Io ci sto dalla nascita. Ne conosco ogni pietra. Il commendatore l'ha avuta da un debitore che non poteva pagare e che si è impiccato qua dentro, dopo aver avvelenato la moglie e 3 figli. Ed è stato il commendatore a rovinarlo, senza alcuna pietà. Nemmeno la povera signora, la mamma del signorino Riccardo, ci poteva stare qua dentro. Ed è morta di crepacuore, con quel marito e quell'anima nera, che qui dentro fa il bello e il cattivo tempo. Si sente meglio adesso? Sì. Quella sera alla villa il telefono squillava invano. Con Riccardo chiamammo più volte. Alla fine convenimmo che la linea doveva essere isolata. Poi Riccardo e il conte Fosco andarono a cena con il ministro dei lavori pubblici. Io tornai in albergo. Tutto quello che ho saputo me lo riferì Graziella. O lo ricostruì da me. Pumita andò a cenare con Graziella. Ed Helga, come ogni sera, scese in cucina a prendere le medicine per il commendatore. Graziella preparò una camomilla per Pumita.
clandestino! Lui lo sa un riduto! Voglio farlo spezzarsi! Voglio intronarlo! Assassino! Pezzo criminale! Ti ucciderò! Ti ucciderò! Non ti darò in tempo di morire nel tuo letto! Portalo via, Helga! Portalo via! Assassino! Via! Assassino! Portalo via! Assassino! Ma lei si rende conto che questo significa? Se non me ne rendessi conto, non gliel'avrei data quella roba. E non faccia domande stupide. Domani avrà un altro assegno di 20.000 franchi svizzeri e sarà l'ultimo. Il nostro rapporto è chiuso. Definitivamente. D'altra parte, per me, è tutto chiuso. Ormai. Hanno fatto l'autopsia. Hanno trovato tracce di barbiturici. Certo che è strano che uno prenda un sonnifero prima di andare a nuotare. La cuoca dice che la contessina ha cenato come tutte le sere. Poi ha preso la sua camomilla prima di fare la nuotata. Per distendersi i nervi e riposare bene. Adesso mi accompagni a casa e si occupi di fare quello che gli è stato ordinato. Lei avrà certo valutato le conseguenze. Ne valuto sempre le conseguenze. Ho meditato per anni. Adesso basta con gli scrupoli, i ripensamenti. Gli ho dato tutto quello che le avevo promesso. Non c'è altro, Crociani. Tu, svelto, mi porti a casa. Helga partì 2 giorni dopo. Il commendatore, che di solito non dava mai giustificazione di niente, disse che la signora doveva mettere a punto un'operazione finanziaria legata all'immobiliare Girasole. Sono pronta. Sul tavolo ci sono le lettere di credito e l'autorizzazione per chiudere tutti i conti con l'estero. Nel frattempo, cos'era successo a Riccardo, al Conte Fosco? Riccardo aveva lasciato la villa ed era andato a vivere nella casa del Conte Fosco sull'altra sponda del lago. Evidentemente sospettava qualcosa anche lui. Mi chiese di seguirlo. Non voleva continuare la campagna elettorale, ma il partito non gli permise di dare forfè. Il dolore è qualcosa con cui non possiamo fare i conti. Ma se non dimostri forza d'animo in questa occasione, la tua carriera politica è finita. La gente nei capi ammira la forza, il coraggio di essere sulla breccia anche nei momenti di personale sofferenza.
E poi conta quel che c'è dietro la tua elezione. Quanto ha puntato tuo padre. Io credo che Fosco sia d'accordo con me. Io in questa faccenda sono stato colpito due volte. Ritengo che Riccardo, al quale voglio bene come a un figlio, debba continuare. E questo per scalzare definitivamente certi delinquenti che ci ossessionano. Non me la sento, te l'ho detto, non me la sento. Se fosse per me, lascerei tutto. Non ci riesco. Vai tu. E poi te l'ho detto, non sono in condizione di affrontare la gente, sono depresso. Ho bisogno di andar via. Sì? La politica non è il mio mestiere. Quando? Me ne sono accorto tardi, ma è meglio così. Bene. Spero che questo non danneggi il partito, ecco. Ma è meglio così. Alla villa c'è stata la polizia. Hanno perquisito tutto. E hanno interrogato nuovamente Graziella. Beh, questi bisogna che la smettano di rompere le scatole. E in questo, caro Fosco, sei anche responsabile tu, con le tue scenate. Riccardo voleva superare il dolore per la morte di Pomita cercando conforto da Giulia Sandri. Io aspetto sempre, sono alla riserva tenuto in caldo. Finché la contessina era in vita, di me ti vergognavi. Facevi rispondere al telefono che eri fuori. Non sono disposta a nessuna concessione, a niente. Adesso sono io che conduco il gioco, hai capito? E rispondi, no! Ma che vuoi che ti dica, che sei brava, hai ragione. Vorrei che tu aprissi gli occhi e vedessi il nido di seppi in cui sei vissuto. Non ti capisco, non capisco più nulla ormai. Sono confuso. Tu mi capisci benissimo e se non mi capisci ti faccio capire io. Tuo padre mi paga da 3 anni perché io faccia con te quello che mi dice lui. Una puttana a tempo pieno, pagata un giorno per darsi, un giorno per negarsi. Pagata per mettere in imbarazzo e per scomparire. Ma sì, posso credere tutto. Tanto non mi porta più niente di niente. Sei un ragazzo viziato, Riccardo. Non sei cresciuto abbastanza. Ma adesso te li voglio aprire io gli occhi, una volta per tutte. Tieni, leggi. Leggi, hai paura? Te la leggo io allora. Disposizioni del commendatore. Telefonare a Riccardo nelle ore meno opportune. Per esempio all'ora di cena, la notte, e specialmente in ore in cui possa essere con Pumita. Telefonare in casa di Pumita, segue il numero, e riabbassare se risponde lei. Telefonargli quando è al partito. Basta. Cercarlo nei locali pubblici e ostentare intimità con lui. Basta, presentarsi, ti prego, alle sue conferenze. Metterlo in imbarazzo di fronte ai giornalisti. Ho avuto da mio padre quello che nessun figlio ha mai avuto. Arrestarono Graziella con l'accusa di aver avvelenato Pumita. Qualcuno aveva indottrinato il giudice. C'era bisogno di trovare un colpevole prima delle elezioni. Il commendatore era rimasto solo. Come fai a dire che il giudice era stato indottrinato? L'ho capito da me. C'erano in ballo troppi interessi. D'altra parte lo aveva capito anche Riccardo. Lui si era occupato per ottenere il proscioglimento. Arrivammo così alle elezioni. Alla mattina delle elezioni, Riccardo mi svegliò all'alba e andammo in città prima che aprissero i seggi elettorali. Thank you.
Riccardo! Riccardo! Aspettami! Riccardo! Riccardo! Aspettami! Riccardo! Mi diede il tempo di spiegargli. Io lo inseguì con un taxi, ma inutilmente. Quel giornale portava tutto: copie di contratti, di atti costitutivi, di assegni del credito ginevrino. Ma in quelle copie io riconobbi la firma di Riccardo imitata da me. Lui non sapeva niente, ma io sì. Si è svolto secondo la mia volontà. Il corpo mi abbandona, ma mi resta ancora il cervello. Il mio vecchio cervello. Devo pisciare. Le gambe. Non voglio morire adesso. Sono andati tutti. Non posso morire così. Sono scomparsi. Nel lago, annegati, mi piscio addosso Helga! Helga! Sangue mio perduto.
Quel giorno stesso mi arrestarono per complicità nell'assassinio di Pumita. Dissero che io e Graziella l'avevamo uccisa perché eravamo stati scoperti da lei a frugare nella cassaforte del commendatore alla ricerca dei documenti pubblicati da Tarciso Crociani il giorno delle elezioni. Ti sei mai chiesto che tipo di amicizia ci poteva essere tra un politico influente di origini nobili e un capomastro che tentava la scalata al potere con l'aiuto del danaro? Solo una. Fosco Foschi. Fosco aiutò il commendatore, perché lui, Fosco, era l'amante di sua moglie. Questo al commendatore non importava. Al contrario, giovava le sue ambizioni. Però, c'è sempre un però, un bel giorno la brava signora rimase incinta. E dopo 9 mesi, nacque Riccardo. Non so come, ma presumo con l'aiuto di Elga. Il commendator San Giacomo scoprì che Riccardo era figlio di Fosco. Questa è certo la chiave del mistero. E questo spiega la rigida opposizione di Fosco al matrimonio di Riccardo con Pumita. Allora, ma... Aspetta a stupirti, perché il più importante deve ancora venire. Quando San Giacomo fu informato dal medico che gli restava molto poco da vivere, decise di realizzare subito il suo progetto. Che dico, la sua vendetta, che andava preparando da diverso tempo. Prima... costringere Fosco a confessare il tradimento, oppure costringerlo ad accettare la legalizzazione e la santificazione di un incesto. Secondo, spingere Riccardo il più alto possibile nella carriera politica, per poi rovinarlo, servendosi di un piccolo intrigante, quel... Crociani. Ma per sua sfortuna, in questo disegno all'apparenza così semplice, ad un certo momento qualcosa non funzionò. Pumita aveva avuto dei sospetti ed aprì la cassaforte del commendatore. Certo, suo padre qualche volta le aveva parlato dei ricatti che da molto tempo era costretto a subire da parte di San Giacomo. Pumita venne a conoscenza della combinazione della cassaforte, che era la parola lago, quando il commendatore San Giacomo la comunicò ad Elga. Sì, lo stesso giorno che tornò da Ginevra. Non avrei mai creduto che un padre potesse essere... Non era un padre, Michelino. Quello non sarebbe stato un padre nemmeno se Riccardo fosse nato dal suo seme, come non lo è stato con questo povero trovatello. Ma... Perché? Tu non l'avevi capito ancora? Tu sei suo figlio, illegittimo, bastardo. Ma sei suo figlio. Se no, chi ti avrebbe tolto dall'orfanotrofio? La vecchia cuoca certo sapeva tutto. E quando uscirai dal carcere, anche Graziella te lo potrà confermare. Ma adesso andiamo avanti. Pumita aveva scoperto tutto. E se avesse parlato, come aveva intenzione, con Riccardo e con suo padre, avrebbe mandato all'aria il piano. Allora Elga mise il sonnifero nella camomilla e poi seguì Pumita per assicurarsi che facesse effetto. Quando le cose incominciarono a complicarsi, Elga se ne andò. E chissà dove è andata a godersi tutti i milioni che ha ereditato. Ma i veri responsabili del fatto che tu e Graziella siete in carcere sono i politici che ruotavano attorno a Riccardo, specialmente il notaio, che quando vide che sulla cosa non si poteva mantenere a lungo il silenzio, si adoperò perché il giudice incriminasse Graziella, perché Graziella aveva cenato con Pumita e l'aveva anche preparato la camomilla. E si adoperò poi per incriminare te perché stavi indagando. Che bel romanzo. Sì. Ma c'è un piccolo particolare. Che né tu né Graziella siete gente in vista, né ricchi né potenti. È solo un miracolo potrà farvi uscire dalla galera. Non potrà aiutarvi granché questa mia ricostruzione dei fatti. Questa, disgraziatamente, è la sporca realtà delle cose. Porta pazienza. Un giorno tutto cambierà. Date lui all'aria! All'aria, tu, all'aria! Venite, ma pigliamo poche sole, donne Silvia. Regena, vieni pure tu. Iam, donne Silvia.